Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Laurent Iacobucci. Io ci ho provato, Laurent. Bravissimo. Ci ho provato, perché poi non è facile a 27 anni buttarsi sulla pronuncia francese. Ci sono abituato. Diciamo, ci sei abituato. Non è un nome facile. Perché ci sei abituato? Perché sei di origine francese, italo-francese? Esattamente, da parte di mia madre, originaria di Cannes, mentre mio padre è di Roma, quindi sono proprio un mix culturale. E adesso sei tornato a Roma. Sì. Però riavvolgendo il nastro, insomma, tutta un po' la tua infanzia l'hai passata lì, in Francia, a Cannes? Diciamo in parte perché i primi 13 anni li ho passati a Roma, più precisamente a Grottaferrata, quindi... Poi i miei genitori hanno deciso di spostarsi a Cannes per motivi, insomma, di pensione, per rilassarsi, e quindi sono andato su con loro. Quindi diciamo che il mio periodo scolastico si può definire esattamente a metà, nel senso tra i due paesi. Perfetto, quindi ecco, questo ci fa intuire che conosci molto bene l'italiano, e questo si sente, ma anche molto bene a perfezione il francese. E l'inglese anche, perché tu in realtà hai fatto un percorso di studi proprio linguistici delle lingue, no? Sì, esattamente. Diciamo nel mio primo periodo a Grottaferrata sono andato a scuola la CIS, quindi Castelli International School, dall'età di 5 anni. Quindi ho cominciato, diciamo, con il sistema scolastico inglese, per poi passare a quello italiano e poi, una volta in Francia, a quello francese. Molto bene, ecco, riavvolgendo il nastro, e lo abbiamo appena fatto, questo è un po' il punto di partenza, no? Sì. Per quanto riguarda gli studi. Poi vogliamo raccontare quello che è un po' il tuo percorso. Allora, una volta, diciamo, terminato l'università Aix-en-Provence in Francia, quindi LEA, Langue étrangère appliquée, lingue straniere applicate a economia e commercio, legge e giornalismo, ho cominciato il mio percorso professionale nel settore alberghiero, quindi a Cannes in Costa Azzurra, cominciando dal front office, quindi diciamo un contatto diretto con il cliente. Questo è proseguito per un paio d'anni, fino a che un giorno ho deciso di tornare nella mia amata Italia, quindi a Roma. Per motivi, si possono dire? Sì, per motivi proprio personali, nel senso puramente affettivi. Affettivi? Puramente affettivi. Ci mancherebbe altro. Roma mi mancava, insomma, quindi una decina di anni fa ho deciso di tornare, una scelta che ancora... In un momento in cui tutti invece evadono, scappano, scappano. Esatto. Infatti da Roma e dall'Italia. Diciamo, era proprio l'inizio, diciamo, del declino economico. Appunto. Tra virgolette, io ho fatto il percorso inverso. Al contrario, quindi. Sì. Quindi prova di coraggio, possiamo assolutamente, dire, assolutamente. In un certo senso, però ad oggi, nel senso, sono ancora convinto di aver fatto la scelta giusta. Quindi sono tornato in Italia, a Roma, e da lì ho proseguito, diciamo, il mio percorso alberghiero, lavorando per l'Hotel Raphael a Piazza Navona, quindi presso l'ufficio prenotazioni. Quindi sono passato dal front office al back office. Quindi, diciamo, a livello proprio di vendite, insomma, di pernottamento e spazi meeting ai clienti. Dopo, diciamo, un anno e mezzo circa, ho avuto una grandissima opportunità, quindi di entrare a far parte del team della Roccofort Hotels, che mi sono occupato quindi di vendere sia l'Hotel de Russie di Roma, sia l'Hotel Savoy di Firenze. Stiamo parlando della fascia 5 stelle lusso, quindi con clienti ovviamente molto importanti, sempre presso l'ufficio prenotazioni. E dopo un anno e mezzo circa ho avuto questa opportunità da parte del Director of Sales dell'epoca, di passare al sales and marketing, che è la mia grande passione. Quindi è lì poi che ho veramente, diciamo, fatto il salto di qualità a livello professionale, essendo stato il sales coordinator e poi il sales executive per 9 anni, quindi di queste due strutture, a supporto dei manager a livello sales and marketing. Benissimo. E ad oggi che cosa è successo? Cioè, con tutto il curriculum che ci hai raccontato, gli studi che hai fatto, la conoscenza delle lingue, insomma, hai lavorato, hai fatto esperienze in hotel di lusso, quindi sei stato a contatto con clienti importanti, perché stai... Come mai ti trovi qui? Cioè, no, è un'ottima domanda. Certo. È un'ottima domanda. Diciamo che comunque io, come spirito, avevo la volontà, insomma, di crescere. Quindi, rimanendo in Roccofort Hotels, nel senso presso l'Hotel de Russie e l'Hotel Savoy, non avevo questa possibilità, poiché davanti a me c'erano già dei manager confermati, okay, e non si erano create delle nuove opportunità, poiché erano rimasti lì, insomma, per anni. E volendo, insomma, divenire anch'io un manager, ho deciso di spostarmi e di andare presso l'Hotel Sofitel, quindi, che è un altro 5 stelle di Roma. Sono diventato sales manager
e ho lavorato lì per circa 2 anni, quindi in qualità di manager, quindi con viaggi all'estero, responsabilità di mercati, quindi sia quello italiano sia quello UK, ovviamente anche a livello di contrattistica, quindi con grandi tour operator, quindi clientela sempre fascia lusso. E poi la mia ultima esperienza, quindi sempre in questo desiderio di crescita, sono diventato product manager della DHS Event Solution, quindi il settore eventi. Mi sono un po' spostato, diciamo, dal settore alberghiero. E questo mi ha dato, è stato un challenge, perché mi ha dato l'opportunità di mettere in pratica tutto quello che avevo imparato fino ad allora. Quindi ho strutturato, diciamo, l'azienda mettendo in atto dei processi organizzativi innovativi. Ho implementato quindi tutti gli standard dell'azienda e ho ottimizzato il personale a disposizione, quindi diciamo ho riorganizzato l'azienda da un punto di vista di una grande compagnia. Molto bene, e adesso tu stai cercando sempre un lavoro, un ruolo in questo campo, nel sales and marketing, giusto? Sì, esatto. Indipendentemente che sia in un contesto alberghiero o meno. Sì, diciamo che sto cercando una nuova opportunità, non è fondamentale, diciamo, il settore alberghiero fascia lusso. Anche se comunque sì, è vero un settore che conosci molto bene. Sì, assolutamente, il mio background. Visto che ti trovi a Roma, cioè te la butto là proprio. Diciamo che sono anche aperto ad altre soluzioni, altre opportunità. Quello che conta veramente, diciamo, che cosa conta? Questo è importante. Essere inserito, diciamo, in una mentalità vincente. Quindi io penso che il più importante è entrare a far parte di un gruppo, di una compagnia che sappia quello che fa. Quindi anche una società che sia media, ma che ha voglia, insomma, di crescere e che ha l'ottica giusta, può rivelarsi una carta vincente. Sono questi dunque i parametri per giudicare una società, un'azienda vincente? Secondo te proprio? Secondo me sì, la mentalità, diciamo, è sicuramente il main focus, nel senso avere persone che capiscono, insomma, dove investire poi per far crescere l'azienda. Molto bene, e allora insomma ti auguriamo che tutto vada, ma credo sicuramente per il meglio. Ovviamente la tua ultima esperienza si è conclusa perché, ecco, anche qui c'è stata una scelta, mi dicevi, controcorrente, esattamente come lo era all'inizio, cuore, no? Esattamente, come 10 anni fa, nel senso la società ha deciso di spostare il suo ufficio principale a Milano e volendo, diciamo, proseguire il mio percorso professionale a Roma anche per motivi familiari, ho deciso quindi di lasciare e quindi di cercare una nuova opportunità nella capitale. Benissimo, dunque se in questo momento qualcuno ci sta ascoltando o più semplicemente sta guardando questo video dalla nostra pagina Facebook, ovviamente avrà già visto, avrà già trovato alcune pagine, sono tutte le pagine che hanno a che fare con questo importante curriculum del nostro Laurent, e ovviamente è possibile contattarlo, c'è anche il numero di telefono che immagino possiamo dare. Assolutamente, 348 23 72 124, lo ridico, 348 23 72 124. Laurent, ti auguriamo, insomma, neanche a dire buona fortuna, perché secondo me con un curriculum del genere, lo dico senza piaggeria, non c'è bisogno di tanta fortuna, insomma un pizzico, un sì, pizzico, un ci, pizzico vuole ci vuole sempre, assolutamente, però credo, poi mi voglio augurare anche, insomma, per il bene di questo paese, a proposito di mentalità, che non avrai difficoltà a trovare un impiego o comunque un ruolo in questo ambito, vista l'esperienza e visto, insomma, tutte le conoscenze che hai maturato e proprio anche sentendoti parlare, percependo un po' l'attitudine che hai. Bisogna andarsela a prendere le opportunità. Sì, sì, assolutamente, certo. Provocare la fortuna. Esatto, bisogna la fortuna aiuta gli audaci, avevano ragione i latini, però insomma bisogna sempre, come dire, gettare l'amo, no, nel mare. Sono quello d'accordo, Giulio. Quello sempre. Laurent, buona fortuna e allora grazie a questo punto. Grazie di averci a te, Giulio, fatto buonanotte compagnia a tutti e complimenti. Ascoltatori. E complimenti.